Cari amici, vicini e lontani, come diceva Nunzio Filogamo nelle sue notissime trasmissioni radiofoniche, che risalgono agli anni 30 del Novecento, diciamo sia che avverrà il placet dell'udienza, dell'audience, no? Con questa frase, perché li stimava come amici, li considerava come amici, altrettanto per quello che riguarda noi nel caso vostro. Però noi siamo molto più ruvidi rispetto a Nunzio Filogamo, molto più crudi, e quindi... Che non era un uomo molto rude. No, infatti, molto, molto poco rude. Ma lo diceva... Il famoso Aramì. Eh sì, esatto. Allora, oggi vorrei parlare, tornare sempre diciamo, sul tema particolare, di una genia molto particolare che si occupa primariamente, per non dire esclusivamente, della gestione del denaro. E della relativa invenzione delle religioni. C'è un'etnia in particolare che persegue, non tutti ovviamente di quell'etnia, ma per la maggior parte di questa etnia, si occupa di questa cosa. E questa, diciamo, genia di... Che poi non è neanche un qualcosa di etnico, è qualcosa di censuario, diciamo così, ecco, no? È più vicino al censo che all'etnia. E allora questi signori hanno un nome molto particolare perché fanno parte di un gruppo particolare già selezionato a monte, e questa etnia si chiama Ashkenazismo. Ashkenazia. Allora, guarda caso, nel 1923 nasce un puteo a Poznan, che era una zona tipicamente abitata da questa gente. Popolazioni centro-asiatiche. Nomadi, originariamente sì. Nomadi. Continuano ancora a fare i nomadi, oh. Dopo lo vediamo. Allora, a un certo punto nasce un puteo, come dicono a Venezia, e questo puteo, diciamo, segue tutte le vicende dei putei polacchi dell'epoca, e lui che cosa fa? A un certo punto è arrivato all'età, diciamo, maggiorenne. C'è la famosa canzone La Porsea e la Putea. Allora, diciamo che subisce le conseguenze di quello che avviene attorno a lui, storicamente attorno a lui, e quindi nel 1939 deve decidere da che parte stare. E lui giustamente fa due calcoli e dice qual è la cosa meno costosa e più salvifica, più funzionale. Andare con la Russia, che sicuramente mi porta bene. E infatti prende le parti della fazione polacca russa, si trasferisce diciamo una parte diciamo controllata dalla Russia, passa tutta la guerra come... Che cosa fa un signore ashkenazita come... potenziale lavoro? Presta i soldi oppure crea i soldi. No, lasciamo i soldi. Vende armi. Oppure va a cavallo di un cavallo. No. No. Si occupa di comunicazione. In particolare in una guerra. Di quale comunicazione si può interessare una ashkenazita? False quella comunicazione. Dei servizi segreti. Oh. Arriviamo al dunque, al nocciolo di quello che poi è stato per tutta la vita. Allora, questo signore si chiama Sigmund Bauman, un nome e un cognome che già Bauman significa... Con due N finali. No, con una. Ma va. Si sbagliano tutti, con una. Bauman, e cioè significa fiorista, fioraio, giardiniere, Bauman, da fiore. Bau, fiore. Allora, questi col fiorellino in bocca, no? Che sempre, sempre. Ragazzi, fiori in fiorello, l'amore bello vicino a te. La 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 la. Come si chiamava questa canzone? Fiori di Margherita, sai cos'è la vita? Vabbè. C'era un bellissimo film in cui c'era sta ragazza e faceva la puttana. Ecco, e cantava, tanto per cambiare. E cantava questa canzone, adesso non mi ricordo più, ma nemmeno io. Molto noto, molto noto. Io mi ricordo tanti film dell'epoca, ma questo non l'ho visto.
È bello, molto bello. E allora, occupandosi di servizi segreti e di traduzioni e di controinformazione a livello diciamo professionale, ha seguitato poi, finita la guerra, a occuparsi di quello. E che cosa fa? Si trasferisce in particolare alla London School of Economics. Economics. Poteva andare in un'altra scuola, no, perché il suo indirizzo era quello della falsificazione mediatica e della modalità professionale della gestione finanziaria e monetaria e informativa e comunicazionale. Esattamente. Diciamo di questo. Quindi un uomo che si è fatto da sé praticamente, si è creato... Ha fatto gli altri. Si è fatto da sé, ma in realtà ha fatto da sé. Che cosa succede? Allora, io dico sempre che questa genia qua o è fatta da una generazione infinita di geni, ma di geni quelli intellettualmente geni, non di geni come materia prima, no? Cioè, è mai possibile che queste informazioni che adesso dico le interpretino per primi loro, le interpretano, le visualizzano, le esplorino, le contemplino, le analizzino prima loro e poi tutto il resto del mondo? A me mi pare molto strana sta cosa, no? Certo. Cioè, a un certo punto nasce un Edmund Freud che gli altri pure della scuola di Francoforte che tutti oramai dovrebbero conoscere, sono dei geni che soccorrono di psicanalisi, di comunicazione, di metacomunicazione e soprattutto di formazione mentale, di deformazione mentale, di interpretazione psicologica e poi di malattie mentali e emersione delle malattie mentali continuamente. Che sono tutte strettamente collegate. Allora, in particolare, allora appunto Bauman ha detto una serie di cose come tutti gli... Allora, lui passa per essere un filosofo, capiamoci bene. È però un filosofo che è diventato tale non tanto per le sue ricerche filosofiche, ma perché ha estrapolato dalle sue esperienze psicoanalitiche e psicotiche tutta una serie di elementi che poi ha, diciamo, irregimentato in un unicum di pensiero che ha portato poi a una sua teoria, a una sua, diciamo, a una nascita di una sua modalità della rappresentazione filosofica della realtà che adesso vado a dire. Allora lui, a partire dagli anni 80, anche prima, 70-80, quando era, perché lui è stato anche professore poi a Leeds, sempre in Inghilterra, non più alla London School of Economics, ma a Leeds, all'Università di Leeds, L-I-L-E-E-D-S, Leeds, che è poco conosciuta ma è una grande università. E lì lui ha messo ricordiamo che teorie. Una volta questi personaggi venivano allevati nei monasteri, certo. o nei seminari, quindi questo è stato il salto verso la cosiddetta fine dei clerici vaganti, E sono stati sostituiti da quest'altro tipo di clericalismo. Allora, lui mette radici in Inghilterra, dove poi vivrà praticamente per tutto il resto della vita, è morto nel 2017, cinque anni fa, e ha messo a punto la sua teoria. La sua teoria è, allora, quello che noi andiamo dicendo da anni, ecco perché è importante. Io conoscevo Bauman, ma non mi ricordavo più che cosa lui diceva diciamo di particolare, di preminente nel suo pensiero. Il suo messaggio anche teorizzato in una maniera, diciamo, consistente, pragmatica. E quindi Alitz incomincia a riflettere sugli argomenti che abbiamo accennato fino adesso e capisce una serie di cose che poi adesso vi dico, e cioè che la nostra società si divide in pre-industriale, pre-consumistica, pre-modernistica e post-consumistica, post anche mondialista e post
umanista addirittura, ed è uno dei precursori, anche se addirittura inconsapevole di quello che oggi noi sappiamo, che cosa fa? Lui teorizza la cosiddetta umanità liquida, l'uomo liquido. Un uomo liquido che può avere, secondo te, perché si chiama liquido? A tirarti fuori un po' di idee. È liquido perché non è rigido, capito? Certo, non è concreto, non è solido. Perché non essendo solido ha perso l'identità, la conoscenza, certo, il sapere di sé, la memoria storica, la memoria familiare, il rapporto con gli altri, il rapporto dialettico con gli altri, costruttivo. No, oggi non c'è il discorso che diceva lui, adesso la leggo perché è troppo fondamentale. È tutto un liquame, cari amici. Bravissimo. Tu hai messo? C'avevo gli occhiali. Ah, eccolo. Lo leggo. Lo leggo perché vale la pena di sapere esattamente come stanno le cose. Allora, tralascio tutta la prima parte, quella diciamo geografica, quindi non è importante. Allora, da laureato, si è laureato poi in Inghilterra, come abbiamo detto, e abilitato come assistente, Bauman collaborò con numerose riviste specializzate, tra cui la popolare Sociologia Nacco Zien, la sociologia di tutti i giorni del 1964, che raggiungeva un pubblico più vasto del circuito accademico tradizionale. Rimanendo per tutta la vita marxista, che pareva che potesse dire, inizialmente seguì il marxismo-leninismo, ideologia ufficiale dei vari paesi del blocco orientale, poi per rivisitarlo successivamente ed infine abbandonarlo radicalmente a seguito della scoperta critica del pensiero di Antonio Gramsci. Esattamente. Antonio Gramsci è stato un grande filosofo, un grande pensatore, molto sconosciuto in particolare dai comunisti. Sì, che ai comunisti locali e precedenti li aveva inquadrati molto bene. Vabbè, lasciamo perdere. Infatti ha fatto una fine molto misera Gramsci. Allora, rispetto a quello alla grandezza di lui come uomo, insomma, come uomo, come ricordiamoci pensatore, che non prese posizione per quanto riguardava la morte di Matteotti. Di Matteotti. Certo, aveva capito l'antifona, certo, subito. Aveva capito perfettamente. Quindi durante Antonio Gramsci del sociologo neocantiano Georg Simmel, durante poi il periodo della destalinizzazione, divenne un strenuo detrattore del regime politico vigente nel proprio paese, in Polonia. Nel marzo del 1968 il rimontare incessante dell'antisemitismo tra i vari livelli della società polacca, utilizzato anche nella lotta politica interna, spinse molti ebrei polacchi, parliamo del 68, la conquista del 68, certo, della dei paesi dell'est europeo, della Cecoslovacchia, e quindi spinse molti ebrei polacchi a emigrare all'estero. Tra questi molti intellettuali distaccati dal regime. Bauman, che aveva preso la sua cattedra all'Università di Varsavia, fu uno di questi. Emigrò dunque prima in Israele, guarda caso, per andare ad insegnare all'Università di Tel Aviv, e in seguito accettò la cattedra di sociologia all'Università di Leeds, come avevo detto prima, dove dal 71 al 1990 è stato professore ordinario. Dal 1971 ha quasi sempre scritto in lingua inglese e sul finire degli anni 80 si è guadagnato una fama internazionale grazie ai suoi studi riguardanti la connessione tra cultura della modernità e il totalitarismo, in particolar modo sul nazismo e l'olocausto. Ha infine ottenuto anche la cittadinanza britannica. È morto nel 2014. Allora, gli studi di Bauman si concentravano da principio sullo sviluppo della stratificazione sociale e le dinamiche strutturali del movimento dei lavoratori, prima di espandersi ad ambiti ancora più generali, come la natura della modernità, eccetera, l'abbiamo detto prima. Il periodo più prolifico della sua carriera ebbe inizio dopo il ritiro dalla cattedra di Leeds, quando si guadagnò una vasta attenzione e stima fuori dal circolo dei sociologhi del lavoro, con un libro sulle connessioni tra ideologia della modernità e l'olocausto,
e le sue più recenti pubblicazioni si sono concentrate sul passaggio dalla modernità alla postmodernità, che è quello che ho detto poco fa, e le questioni etiche relative. Con una espressione divenuta proverbiale, Bauman ha paragonato il concetto della modernità e postmodernità e rispettivamente allo stato solido e liquido della società, la società liquida. Negli ultimi lavori di Bauman, Bauman ha inteso spiegare la postmodernità usando le metafore della modernità liquida e solida. Nei suoi libri sostiene che l'incertezza che attanaglia la società moderna deriva dalla trasformazione dei suoi protagonisti da produttori a consumatori. In particolare egli lega, perché il produttore deve conoscere le materie con cui costruisce, le modalità, la fisica, eccetera, le varie scienze, eccetera. Viceversa, il consumatore deve solo mangiare. In particolare egli lega tra loro i concetti quali il consumismo e la creazione dei rifiuti umani, la globalizzazione e l'industria della paura. Eccola l'industria della paura di cui parlavamo qualche giorno fa in qualche video precedente. Cioè il controllo e la realizzazione e la messa in opera della paura, del sistema della paura. Allora, attenzione, che questa paura, attenzione, non è, come può qualcuno immaginare, gente terrorizzata che corre qua e là. La paura è qualcosa che si insinua all'interno e condiziona il modo di pensare. Esatto, bravo. Da produttore a consumatori. In particolare gli lega tra l'altro concetti quali il consumismo e la creazione di rifiuti umani, la globalizzazione e l'industria della paura, lo smantellamento delle sicurezze e una vita liquida sempre più frenetica e costretta ad adeguarsi alle attitudini del gruppo per non essere esclusa e così via. L'esclusione sociale elaborata da Bauman non si basa sulla estraneità al sistema produttivo o sul non poter comprare l'essenziale, ma sul non poter comprare per sentirsi parte della modernità e esatto. della società. Questo è il ruolo della moda, il concetto della moda e del gregge. C'era già nell'antichità la moda in ogni caso. Sì, ma non così virulenta. Ma non in questa maniera, perché questa moda serve per delimitare le appartenenze dei singoli individui. Bravo, bravo. Secondo Bauman, il povero nella vita liquida cerca di standardizzarsi agli schemi comuni, ma si sente frustrato se non riesce a sentire come gli altri, cioè non sentirsi accettato nel ruolo di consumatore. In tal modo, una società che vive per il consumo, tutto si trasforma in merce, incluso l'essere umano con relazioni usa e getta, i corpi a vendere, le sensazioni a vendere. I corpi utilizzati con pezzi di corpi umani che vengono comprati certo. e utilizzati per i ricambi. Oppure come organi sessuali o come bambini sessuali sì. da utilizzare come sensazione, come percezione del piacere. Cerca di standardizzare gli schemi comuni, ma si sente frustrato se non riesce a sentirsi come gli altri, cioè non sentirsi accettato nel ruolo di consumatore. In tal modo, in una società che vive per il consumo, tutto si trasforma in merce, incluso l'essere umano con relazioni usa e getta. Si perde la certezza del diritto, la magistratura è sentita come un nemico e le uniche soluzioni per l'individuo senza punti di riferimento sono da un lato l'apparire a tutti i costi, l'apparire appunto la moda, l'apparire come valore e il consumismo e l'apparire come valore e il consumismo. Però si tratta di un consumismo che non mira tanto al possesso, quanto all'utilizzo temporaneo di oggetti di desiderio in cui appagarsi, trovandoli in breve obsoleti e passando quindi ad un altro consumo, ad altro, in una sorta di bulimia sensoriale, psicotica, tutte queste cose qua. La critica alla mercificazione delle esistenze e l'omologazione planetaria si fa spietata e soprattutto in vite di scarto, non solo fisici di scarto, corpi di scarto, ma anche addirittura psicologia di scarto. La critica alla mercificazione delle esistenze e l'omologazione planetaria si fa spietata soprattutto in vite di scarto, dentro la globalizzazione
è homo consumens addirittura, certo, alla latina. In Italia il concetto di società liquida di Bauman è stato ripreso dallo psichiatra Tonino Cantelmi, sì, per elaborare la teoria della tecnoliquidità, secondo la quale la chiave interpretativa della contemporaneità e dei relativi disagi psicologici sia da ricondurre alle caratteristiche della rivoluzione digitale, rivoluzione digitale che non c'ha più nessun contatto con la materialità, con l'atto concreto, anche che è quello di scrivere, perché concretamente lo scrittore una volta, no? Aveva bisogno del calamaio, dell'inchiostro, esatto, della penna o della penna biro, esatto, comunque aveva bisogno di un medium. Esatto, qua supporto. Non c'è più il medium, praticamente viviamo in una realtà virtuale in cui tutto è possibile, tutto è potenzialmente apparentemente possibile. Certo, è tutto apparente. E quindi Tonino Cantelmi, per elaborare la teoria della tecnoliquidità, secondo la quale la chiave interpretativa della contemporaneità e dei relativi disagi psicologici sia da ricondurre alle caratteristiche della rivoluzione digitale interagenti con la peculiarità della società liquida: velocità, narcisismo, sensation seeking, emotivismo, ambiguità e non definizione, rinuncia al futuro. Omogenizzarsi. Secondo Bauman, l'omogenizzarsi indica, relativamente ai rapporti tra i soggetti, un processo affine all'omologazione, all'assorbimento passivo dovuto a usi e consuetudini, a modelli culturali di condotta prevalenti in un dato contesto sociale, oppure si può riferire anche a comportamenti o valori che aprioristicamente e in maniera dogmatica vengono accettati e tramandati tra le generazioni di individui senza alcun spirito critico e alcuna capacità riflessiva. Passo successivo a ciò sono i processi quali la spersonalizzazione e l'alienazione. Mi aspetta, sembra che possiamo concludere. Aspetta, non è mica finita. Secondo Bauman, nella modernità la morale è la regolazione coercitiva dell'agire sociale attraverso la proposta di valori o leggi universali a cui nessun uomo ragionevole. La razionalità è caratteristica della modernità, fa degli diciamo note, delle clausole, di quello, vabbè, che, abbiamo capito, quello che ha redatto l'articolo. La razionalità è caratteristica della modernità. Secondo Bauman, nella modernità la morale è la regolazione coercitiva dell'agire sociale attraverso la proposta di valori o leggi universali a cui nessun uomo ragionevole, e la razionalità è caratteristica della modernità, può sottrarsi, nessun uomo ragionevole può sottrarsi. Non si può invece parlare della morale postmoderna, perché la fine delle grandi narrazioni del Novecento, cioè le ideologie filosofiche, teoriche, psicologiche e anche fondamentaliste della politica, politiche eccetera, non può invece parlare della morale postmoderna, perché la fine delle ideologie, grandi narrazioni del Novecento, cioè le ideologie rese impossibili, la pretesa di verità assolute, e quindi ci possono essere tante morali, non una sola morale, ma tante morali. Bauman propone un tipo di morale. La morale nasce come, ed è sostanzialmente il consegnarsi totalmente dell'io al tu, poiché non può esistere un terzo che mi dice se la mia azione sia morale oppure no. Non c'è più società, la quale necessita sempre di almeno tre persone come riscontro, no? Certo. Ma come si traduce questa definizione individuale nella concreta pratica sociale? Bauman specifica che questa libertà di donarsi è sempre dentro a certi vincoli e costruzione dati da una struttura che è appunto la società. L'impulso a essere per l'altro, a donarsi all'altro, indipendentemente da come l'altro si atteggia nei suoi confronti, cioè fra sé e sé, questo impulso è stato formulato da Emmanuel Levinas, filosofo francese contemporaneo. Non è razionale, per questo, per Bauman, la morale
originale di dare impulso ed è tutto, porca miseria, del tutto irrazionale. L'origine della morale è sempre un atto individuale, implica necessariamente un io, è la mia decisione, no, fra virgolette, ma in noi, mai in noi, cioè un pluralismo, non è un atto collettivo, nell'esito di un accordo, perché è sempre la scelta del singolo di atteggiarsi in un certo modo nei confronti dell'altro. Se non c'è l'io, cioè l'io fra virgolette, l'atto morale non c'è. La morale quindi è un atto del tutto individuale, ma cioè è diventata da atto sociale ad atto totalmente individuale, ma crea la società comunque sia. L'atto individuale va fatto da me e non da altri, e però crea un vincolo. Viviamo in società, siamo in società solo in virtù del nostro essere morali. Per Bauman solitamente si incontra l'altro non come persona. Bauman, ascolta, questo è importante, tu lo sai che persona è maschera in latino, sì, no? Sì. Allora, si incontra l'altro non come persona, quindi fra virgolette maschera. Bauman usa il termine persona nel senso in cui viene usato nell'interazionismo simbolico, per cui il concetto di persona è inteso nel senso... è inteso nel senso di una maschera che ricopre un ruolo. L'identità di ogni individuo è la somma di tutti questi ruoli che copre. Per questo si parla di solo di persone, cioè di attori che ricoprono ruoli. L'atto morale ci permette di incontrare l'altro non come persona maschera, ma come volto, cioè nella sua vera identità e nel suo ruolo, diciamo, complessivo, no? Di struttura sovrapposta di tutte queste maschere. Sì. Aspetta un attimo, non come maschera, ma come volto, cioè nella sua vera identità e nel suo ruolo. Con l'atto morale mi consegno ad una debolezza assoluta. L'atto morale è l'antitesi del potere o della logica, ma è comunque forza. E perché riconosco all'altro la possibilità di comandarmi e accetto quindi di consegnarmi a lui. Il paradosso della morale per Bauman è che essa da un lato crea disordine, dall'altro è necessaria come atto fondante della società. Senza l'impulso di aprirsi all'altro non ci sarebbero relazioni sociali. Tuttavia, essendo l'impulso della morale irrazionale e libero, è in antitesi all'ordine sociale e pertanto la morale rischia di non avere molto spazio in una società sempre più complessa che ha bisogno di regole sempre più sofisticate. Bauman non risolve questo paradosso nel ruolo della morale, pur essendo cruciale nella sua visione. Poi qua fa altre cose, te lascio. Aspetta un attimo. Allora, aspetta, dove sta? Aspetta. È importante, chiudiamola qui, dai. No, un attimo solo. Questa è molto importante, è essenziale, che ci permette di capire la degradazione attuale da che cosa parte. Eccolo qua. Zygmunt Bauman e la società liquida. La modernità è la convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza. Tua moglie, se te ne rispondo. Pronto? Grazie. Ma Giorgio dov'è? Eccolo. Qui. È lì. Siamo qua, siamo ai giardinetti. Sì, va bene. Guarda, i tuoi figli faranno un casino. Quest'ora al giardinetto. Prima cosa vieni a casa prima a mangiare, perché qui non è, non stai... Adesso vengo! 5 minuti, dai, 5 minuti ancora. Adesso vengo. Allora, la modernità è la convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza. Ed è vero. Allora. Una formula di successo spesso usata come il parmigiano per condire i piatti, ovvero commenti o analisi un po' insipide. Quando Sigmund Bauman ha elaborato il concetto di modernità
o società liquida, forse nemmeno lui aspettava che l'espressione diventasse quasi uso comune. Ma come si intende esattamente per società liquida? Con la crisi del concetto di comunità emerge un individualismo sfrenato, come quei coglioni che hanno ammazzato il bambino una decina di giorni fa. Che basano la loro maschera su delle boiate tremende lanciate in rete. Vabbè. Individualismo sfrenato, che dove nessuno è più compagno di strada ma antagonista, eccolo qua, di ciascuno, da cui guardarsi. Questo soggettivismo, così Umberto Eco spiegava a Bauman, ma ha minato le basi della modernità, la resa fragile, da cui una situazione in cui, mancando un certo punto di riferimento, tutto si dissolve in una sorta di liquidità. Si disperde la certezza del diritto, la magistratura è sentita come nemica, appunto come dicevamo prima, e le uniche soluzioni dell'individuo sono punti di riferimento, sono da un lato l'apparire a tutti i costi, e l'apparire come valore è il consumismo. Però si tratta di consumismo. Per questa ragione hanno insistito molto e continuano a insistere molto sul caso di questi. Certo, però si tratta di un consumismo che non mira al possesso di oggetti, desiderio di cui appagarsi, ma che li rende subito obsoleti, e il singolo passa da un consumismo all'altro in una sorta di bulimia senza scopo. La modernità liquida, per dirla con le parole del sociologo polacco, è la convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza. Aspetta, di qua. Ah, vabbè, ho scelto la sbagliata. Da cui l'annullamento della personalità nella velocità. Allora. Eccolo. Dai, chiudiamola ecco, qui. Ecco, un attimo, che questo è importante. Ah, ecco. Allora, concezione sociologica, la società liquida è una... Porca miseria, che cazzo di inserti. Società liquida, dice la enciclopedia Treccani, concezione sociologica che considera l'esperienza individuale e le relazioni sociali segnate da caratteristiche e strutture che si vanno decomponendo e ricomponendo rapidamente in modo vacillante e incerto, fluido e volatile. Il noto sociologo Zygmunt Bauman sostiene che viviamo in una società liquida, ma il suo modello non intende certo prendere alla lettera questa metafora, come sta avvenendo invece ora. Nel momento in cui libri, registri e quaderni con tutti i loro significati essi rivestono, rischiano di finire nella tubatura di scarico, trascinando con sé tante memorie del passato ma anche tante speranze del futuro. Silvia Veggetti, eccetera. Una società liquida, secondo l'immagine felice e fortunata di Sigmund Freud, dove i confini e i riferimenti sociali si perdono, i poteri si allontanano dal controllo delle persone, questa avvincente avventura richiede forte investimento di umanità e di passione etica. Essi stanno a fondamento della cultura sportiva. La questione etica precede lo sport, convive con lo sport e dà il vero compimento allo sport. E lungi dall'essere un'ipotesi di anime belle, è la necessità che si intendano salvare lo sport per oggi e per domani. È opinione diffusa che viviamo in una società liquida, eccetera, eccetera. Torneremo su questo argomento perché è viscerale, è di fondamentale, è profondamente emblematico di quello che è la società e l'individuo attuali nel comportamento, nella modalità dell'essere, nella modalità di concepire l'altro e l'esterno a noi e anche all'interno di noi. Cioè viviamo in una sorta di rivoluzione concettuale, psicoanalitica, psicologica che al confronto uno come Freud è un apprendista stregone. Bauman è veramente affinato il concetto psicoanalitico e psicologico e filosofico della realtà attuale in maniera assolutamente incontrovertibile. E se non operiamo un mutamento di paradigma anche concettuale e prima che comportamentale, siamo una specie finita, perché noi non abbiamo più amici, non abbiamo più solidali. Ecco il perché, per esempio, si spiega come mai sabato c'è stata questa riunione in cui hanno firmato nome e cognome
1300 persone che avrebbero dovuto aderire a questo incontro del sit-in, di preparazione al sit-in che abbiamo tenuto al Monte Sacro, dovevano venire 1300 persone con tanto di nome e cognome, sono venute in 70 persone, per Dio. Ecco il perché, perché non hanno più morale e quindi vincolo con, neppure con se stessi. Quando metto una firma, per Dio, io sono responsabile. Manco quello più. Tagli, ho finito. So long. Arrivederci, a presto. Così, so long così.